Buongiorno a tutti amici di cani.it, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. In questo video voglio rispondere a una domanda molto importante, anzi direi fondamentale. La dieta casalinga è effettivamente migliore rispetto all'alimentazione industriale nel cane e nel gatto? La risposta? Eh sì, la dieta casalinga è effettivamente migliore rispetto all'alimentazione industriale, ma ho inserito questa piccola pausa strategica per farvi riflettere su un aspetto. In medicina non si può mai dare nulla per scontato. La maggior parte dei medici veterinari non mette in dubbio il fatto che la dieta casalinga sia effettivamente migliore rispetto alla dieta industriale e a ruota lo fanno la maggior parte dei proprietari. Quindi chiunque, anche chi non può fare per motivi magari pratici, la dieta casalinga, si rende conto che effettivamente è migliore rispetto all'alimentazione industriale. Ma quali fonti scientifiche ci sono al supporto dell'alimentazione casalinga rispetto all'alimentazione industriale che le comparano in modo netto e preciso per capire che effettivamente è così? Perché se non ci sono fonti scientifiche diventa difficile dire che un tipo di alimentazione è migliore rispetto a un'altra. In questo video ho raccolto una serie di studi scientifici che ci aiuteranno a capire che effettivamente l'alimentazione casalinga è migliore rispetto all'alimentazione industriale. Ho raccolto però anche alcuni studi che ci fanno capire come in certi casi, beh, è meglio preferire l'alimentazione industriale rispetto a quella casalinga. Vediamoli tutti e vediamo perché sono giunto alla conclusione che l'alimentazione casalinga sia migliore di quella industriale. Iniziamo da questo studio scientifico, che è probabilmente lo studio più grande e migliore che sono riuscito a trovare e che mette a confronto l'alimentazione casalinga con l'alimentazione industriale. Questo studio va essenzialmente a mettere a confronto la data di morte di alcuni cani che hanno seguito per tutta la loro vita, o per la maggior parte della loro vita, l'alimentazione casalinga o l'alimentazione industriale. Purtroppo, come è stato effettuato lo studio, è un po' macabro, nel senso che sono stati presi dati di cani già deceduti, considerando la loro data di morte per poter considerare di conseguenza la loro età e quindi la vita media di un cane che seguiva un tipo di alimentazione o un altro tipo. Bisogna dire che non sono stati analizzati solamente i dati relativi all'alimentazione. Un'analisi divertente che è stata fatta è ad esempio paragonare la vita media del cane con il proprietario che aveva, scoprendo così che i cani che avevano un proprietario uomo e single vivevano mediamente di più dei cani che avevano una proprietaria donna single, che vivevano di più rispetto ai proprietari coppie, che vivevano di più rispetto ai proprietari famiglie con bambini. La differenza tra il caso massimo, ovvero l'uomo single, e il caso minimo, ovvero la famiglia con bambini, era comunque solo di 9 mesi di vita media del cane. Una differenza minima che non può essere considerata, lo dicono gli autori dello studio stesso, statisticamente significativa. Insomma, probabilmente è un caso il fatto che sia uscita fuori questa statistica, perché le differenze non sono poi così importanti. Ma questo paragone ci consente di capire quello che ci interessa veramente, ovvero la comparazione tra i cani morti che avevano seguito la dieta industriale e quelli che avevano seguito un'alimentazione casalinga. Bene, in questo caso la differenza era di ben 32 mesi di vita media in più per i cani che avevano seguito l'alimentazione casalinga rispetto a quelli che avevano seguito un'alimentazione di tipo industriale. 32 mesi sono più di 2 anni, quasi 3, e questo dato è statisticamente significativo nel farci capire che un cane, in questo caso che segue un'alimentazione casalinga, abbia un'aspettativa di vita più alta rispetto al cane che segue l'alimentazione di tipo industriale. Questo studio è stato effettuato su larga scala, ovvero prendendo in considerazione ben 522 cani, e questo consente di avere una statistica abbastanza importante e che rispecchi quanto più possibile la realtà rispetto a uno studio che viene fatto, ad esempio, solamente su 10 cani, dove le altre variabili diventano molto più importanti. Ed è lo studio più grande per numero di cani che sono riuscito a trovare. In realtà, sia per il cane che per il gatto ci sono anche tutta un'altra serie di studi scientifici più piccoli riguardanti l'alimentazione casalinga. La maggior parte di questi studi sono dei casi studio, ovvero dei lavori scientifici effettuati su un singolo cane o su un singolo gatto affetti da una particolare patologia, dove chiaramente l'alimentazione è stata seguita per tutto il corso della patologia e siamo arrivati a poter dire che ha influito in modo piuttosto netto sulla malattia di quel cane o di quel gatto. E da questi studi vengono fuori una serie di benefici che è difficile negare dell'alimentazione casalinga rispetto all'alimentazione industriale che vi elenco.
Il primo è che l'alimentazione casalinga è personalizzata, quindi se ci sono 5 cani e tutti e 5 si nutrono con un'alimentazione casalinga, l'alimentazione casalinga appositamente formulata sarà diversa uno dall'altro e quindi avremo 5 alimentazioni casalinghe diverse. Un proprietario potrebbe impazzire in una situazione del genere e infatti si cerca di farle più simili possibili da un animale all'altro proprio per evitarlo. Ma è indubbio che seguire dal punto di vista alimentare il singolo cane o il singolo gatto sia migliore, specialmente se questi hanno delle patologie e in particolare se queste patologie sono gravi, perché in questo modo, in base alle analisi del sangue, in base alle altre indagini diagnostiche che vengono effettuate dal medico veterinario, è possibile rimodulare la dieta in base alle necessità e ai fabbisogni momentanei di quell'animale. La seconda è che nell'alimentazione casalinga si conoscono gli ingredienti che si mettono nella ciotola del cane o del gatto e si è quindi in grado di valutarne la qualità, cosa che spesso, per una questione soprattutto legale, non è possibile fare nell'alimentazione industriale. Il terzo è che l'alimentazione casalinga utilizza meno ingredienti rispetto all'alimentazione industriale e questo permette prima di tutto di conoscerli in modo migliore, ma nel caso di reazioni avverse al cibo, quindi allergie o intolleranze, è possibile capire qual è l'ingrediente che dà fastidio al cane o al gatto ed eliminarlo. Le prove di eliminazione dei cibi con la dieta casalinga sono molto più facili rispetto a quelle fatte con l'alimentazione industriale. Infine, con un'alimentazione casalinga è possibile formulare delle diete specifiche anche per patologie molto particolari, magari patologie particolarmente rare, per cui non esiste un alimento industriale appositamente formulato per cani o gatti che abbiano quella particolare patologia. L'alimentazione casalinga è così personalizzabile che, cambiando completamente gli ingredienti, si può arrivare a fare l'alimentazione migliore anche al cane o al gatto più malato e con la patologia più strana che si riesca a trovare. Quindi, come abbiamo visto, i benefici dell'alimentazione casalinga sono molti e sono anche molto importanti, ma non bisogna dimenticare, quando ne parliamo, che esistono anche dei rischi legati a questo tipo di alimentazione. Ci sono una serie di studi scientifici dedicati anche ai rischi dell'alimentazione casalinga, perché è giusto farli. E la maggior parte di questi studi ci mostrano come in realtà il problema non sia nell'alimentazione casalinga stessa, ma nel proprietario del cane o del gatto. Lo studio più importante in questo senso ha preso in considerazione il fatto che internet è una delle fonti primarie di informazione per chi vuol fare diete casalinghe per cani e gatti. Spesso su vari siti vengono pubblicate delle diete e queste sono pubblicate anche sui libri. Quindi l'Università della California ha fatto uno studio scientifico nella quale sono state prese in considerazione ben 200 diete prese da siti internet o da libri per valutare se queste diete fossero bilanciate o meno per i cani e per i gatti. I risultati sono allarmanti. Infatti, lo studio ha scoperto che di queste 200 diete presenti su internet e sui libri, ben 190 non erano bilanciate, quindi il 95% delle diete non erano bilanciate né per il cane né per il gatto. E questo è un dato abbastanza allarmante e dovrebbe farci capire che è importantissimo, quando si pensa a un'alimentazione casalinga per il proprio cane o per il proprio gatto, rivolgersi a un medico veterinario che si occupi di alimentazione e nutrizione, perché se non si fa così, si rischiano danni abbastanza importanti. Esiste anche un altro studio scientifico più recente che ha cercato di capire come si comportassero le persone in merito all'alimentazione casalinga e anche qui i risultati non sono per niente incoraggianti. La differenza rispetto allo studio precedente è che in questo caso le diete analizzate erano tutte state scritte da veterinari e quindi partivano già come diete bilanciatissime. Il problema, come abbiamo detto prima, erano i proprietari. La maggior parte dei proprietari che sono stati interrogati relativamente a queste diete, il 73%, non utilizzava correttamente gli ingredienti che erano stati previsti dal veterinario e addirittura più della metà, il 56% di queste persone, aveva modificato uno o più ingredienti. Chi segue l'alimentazione casalinga sa che non bisogna modificare gli ingredienti se non prima aver sentito il parere non di un veterinario qualsiasi, ma del veterinario che ha formulato quella dieta, perché semplicemente ha fatto lui i calcoli prima di sostituire un ingrediente. Quindi bisogna contattare quel veterinario e dire: dottore, vorrei sostituire questo ingrediente con quest'altro ingrediente, e lui rifarà banalmente i calcoli e vi dirà la dose di quell'ingrediente da inserire nella dieta per il vostro cane o per il vostro gatto. Troppe persone si prendono la libertà di fare questa cosa da sola senza considerare che
ogni ingrediente ha caratteristiche nutrizionali differenti rispetto a tutti gli altri ingredienti. E infatti, conclude lo studio, le diete da diete bilanciate sono diventate diete sbilanciate sia per i cani che per i gatti e potenzialmente pericolose. Ci sono poi anche una serie di altri studi, come esistono gli studi sui benefici della dieta casalinga, esistono anche degli studi sui rischi della dieta casalinga, che sono legati a quello che abbiamo appena detto. Ve ne riporto uno, un caso studio che mostra un gattino che era stato alimentato con una dieta casalinga completamente sbilanciata. Possiamo vedere in questa immagine che nella parte sinistra, rispetto alla parte destra, le ossa sono quasi scomparse. Se non sapete leggere una radiografia, ve lo dico io, questa è una demineralizzazione dell'osso. Significa che la dieta non forniva abbastanza minerali per i fabbisogni di questo gattino, che l'organismo li ha presi da dove li poteva prendere, ovvero dalle ossa. Questo ha causato a questo gattino anche una frattura. La seconda radiografia è stata effettuata ad un mese di distanza, con l'alimentazione cambiata e con un'alimentazione corretta, e qui possiamo notare che l'osso è mineralizzato e che la frattura si sta lentamente riprendendo. Naturalmente, se il gattino non fosse stato portato in clinica, avrebbe avuto problemi gravi di ipocalcemia fino addirittura ad arrivare alla morte, e questo dovrebbe farci capire quanto sia importante che sia un professionista a seguire l'alimentazione casalinga, perché né internet né i libri lo possono sostituire. E riguardo ai libri, un appunto da fare. Un libro può essere scritto anche da un professionista che si occupa da anni di alimentazione o addirittura da un professore di alimentazione e riporterà probabilmente delle ricette, alla fine delle diete esempio, che si possono utilizzare e che sono bilanciate naturalmente per i cani e per i gatti. Quelle diete sono bilanciate per un cane ideale o un gatto ideale che è stato immaginato oppure preso ad esempio da chi ha scritto il libro, ma se sicuramente vanno bene per quel cane o per quel gatto, probabilmente non andranno bene per il vostro cane o il vostro gatto, banalmente perché ogni cane e ogni gatto ha delle esigenze nutrizionali diverse. Come conclusione di questa analisi sull'alimentazione casalinga nel cane e nel gatto, ho voluto mettere su due ipotetici piatti della bilancia i benefici dell'alimentazione casalinga e i rischi dell'alimentazione casalinga. Prendendo in considerazione gli studi che abbiamo citato, secondo me i benefici sono superiori rispetto ai rischi, ma i rischi non sono mai da sottovalutare. Un'aspettativa di vita migliore, una personalizzazione massima dell'alimentazione e anche una prevenzione per le patologie, secondo me, sono benefici che si possono considerare rispetto ai rischi di sbagliare bilanciamento. Tuttavia, i rischi sono legati soprattutto al proprietario, che quindi deve fare la sua parte, e visto che questo video sarà visto soprattutto da proprietari di cani e di gatti, l'efficacia della dieta casalinga per il tuo cane o per il tuo gatto dipende da te. Naturalmente, se gli studi scientifici sono quelli e sono innegabili, l'opinione finale del fatto che l'alimentazione casalinga sia migliore rispetto all'alimentazione industriale è personale, perché naturalmente ci sono anche alcuni colleghi che ritengono l'alimentazione industriale migliore rispetto a quella casalinga. Io non mi sento di criticare questi colleghi, perché prima di tutto bisognerebbe conoscere le loro ragioni. Magari hanno visto troppi cani e troppi gatti nelle loro cliniche che seguivano un'alimentazione casalinga e hanno avuto più problemi rispetto a quelli che seguivano l'alimentazione industriale. Bisognerebbe conoscere le loro ragioni prima di poter fare una critica a questi colleghi. Per quanto riguarda me, invece, ritengo che gli studi scientifici siano assolutamente a favore di un'alimentazione casalinga, che quindi consiglio sempre se il proprietario ha il tempo e la possibilità di seguirla per il proprio cane o il proprio gatto, perché vi posso assicurare che imporre un'alimentazione casalinga a un proprietario che non ha possibilità di seguirla fa più danni rispetto al fornire una buona alimentazione industriale. Bene, amici di cani.it, voi che cosa ne pensate? Pensate che questa mia analisi sia stata abbastanza oggettiva e che renda onore al merito sia dell'alimentazione casalinga che dell'alimentazione industriale? Oppure avete osservazioni, obiezioni da farmi? Potete farlo qui sotto, nei commenti di YouTube, oppure nei commenti di Facebook, se state vedendo il video su Facebook. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale o anche a una dieta casalinga appositamente formulata per il vostro cane o anche per il vostro gatto, trovate il link specifico qui sopra.
se siete su Facebook, qui sotto se siete YouTube. Vi ricordo poi che una volta a settimana, il venerdì sera tendenzialmente, ci sono delle live su cani.it a cui potete assistere e farmi anche delle domande in diretta. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.